Pomeriggio di paura a Parigi, dove uno studente di origine algerina ha aggredito nel primo pomeriggio con un martello un agente della gendarmeria francese davanti alla cattedrale di Notre-Dame. Immediata la risposta dei colleghi del poliziotto che hanno sparato all'aggressore. Poi si è saputo che era uno studente dell'Università di Metz, dottorando in giornalismo. Nella sua abitazione è stato ritrovato un video con il giuramento all'ISIS e il proposito di commentare attentati. Intanto, i 900 turisti che si trovavano bloccati all'interno della cattedrale di Notre-Dame, dopo le perquisizioni della gendarmeria francese, hanno potuto lasciare la chiesa in modo ordinato.